episodio non è molto carico di suspense. Ci troviamo nella parte più bassa del tempio. Abbiamo deciso di venire qui perché ci sta una grande abbondanza di materiali e fare un po' di scorte. In questo periodo stiamo utilizzando carbone, ferro e reston in maniera eccessiva, per cui siamo costretti a fare spesso viaggetti nelle zone che abbiamo già illustrato per reperire questi materiali che ci servono assolutamente. Perché sinceramente per il forno ci vuole carbone, per le armi ci vuole il ferro, per le pozioni ci vuole la reston. E quindi questa è una delle entrate, uno dei vari passaggi che abbiamo fatto nel tempio, e abbiamo deciso di utilizzare questo punto come, diciamo, un magazzino. Ogni tanto spawnano dei creeper, degli scheletri che prontamente vengono abbattuti. Anche se sinceramente non riesco a capire, non riesco mai a capire perché continuano ad apparire nonostante qua ci sia luce in abbondanza, come se fosse giorno. Un'altra cosa che abbiamo trovato in abbondanza sono smeraldi. Evidentemente trovare smeraldi da queste parti significa che siamo proprio in un punto eccessivamente critico. Quando e se troveremo un altro villaggio da qualche parte, avremo moneta di scambio. Per il momento ci dobbiamo accontentare di raccoglierlo. Vi posso dire una cosa? Ho detto che ci troviamo nella base, nella parte più profonda del tempio, per un motivo molto semplice. Perché abbiamo scavato talmente tanto che abbiamo già cominciato a trovare i blocchi di pietra madre, che come cazzo si chiamano? I bedblock, non lo so come cazzo si chiamano, comunque. Abbiamo scavato, siamo andati in profondità, e la cosa interessante è che abbiamo trovato un mare, ma proprio un mare di lava. Quasi sempre. Come vedete abbiamo creato molti passaggi e comunque questa maledetta ombra che si vede, che scurisce il fondo, non riusciamo a capire perché avviene. Comunque, forse è una questione del gioco. Comunque, stavo dicendo, questa è la nostra fucina. Qui abbiamo messo, abbiamo buttato dell'acqua e la lava è diventata ossidiana. Questa puntata non sarà molto interessante dal punto di vista dell'azione. Diciamo, stiamo solamente utilizzando questo posto per raffinare il metallo, per e tante altre cose belle. La cosa che mi meraviglia più di tutto è che nonostante stiamo in estrema, il caro Paradosso svolge le sue attività come se fossimo in sopravvivenza. Diciamo che l'incontro di svariate puntate fa con l'Enderman deve aver scatenato in lui una sorta di annullamento della paura, probabilmente. Comunque, le risorse a nostra disposizione qua sotto sono abbondanti, rinnovabili e soprattutto continue. Vi dico anche un'altra cosa importante. Da questo punto dove stiamo, siamo saliti verso l'alto e abbiamo trovato una nuova ala,
nascosta. Per cui riteniamo che questo non sia una fine della situazione, non è una fine, ma è solamente un inizio, perché probabilmente potremo ancora esplorare molto questo tempio. Questo tempio ha ancora molto da offrire e molto da celare. Infatti, come vedete lassù, abbiamo creato un modo per salire. È ancora un po' ostico, però qui abbiamo costruito una piccola ingresso, una piccola entrata, e quella è la nuova caverna che abbiamo trovato. Ancora non l'abbiamo esplorata, per il momento ci dedichiamo a raccogliere tutte le risorse possibili qua, e quando avremo tempo esploreremo anche quell'altra cavità. Nel frattempo qua ci sta molto da prendere e stiamo cercando di prenderlo gradualmente, senza sforzarci troppo. È più che altro un posto dove possiamo fare rifornimento. Naturalmente ci sarà anche la possibilità di andare al dove sta il portale dell'End, perché lo stiamo utilizzando per guadagnare facilmente livelli grazie ai Silverfish. In questo periodo l'abbiamo modificato molto, perché ci siamo accorti che ogni volta che uccidiamo un Silverfish, i blocchi di pietra che circondano il portale si spaccano e fanno nascere altri Silverfish. Quindi era diventato un colabrodo. Per cui ci siamo procurati parecchio legno e abbiamo sostituito tutte le pareti in pietra esplose con assi di legno. Il problema è che sospettiamo che in profondità altri blocchi di pietra siano esplosi e che praticamente sotto il pavimento del portale per il land ormai ci sia una voragine in cui i Silverfish stanno distruggendo tutte le pietre. E sarà interessante un giorno aprire un buco là sotto e vedere come la situazione è combinata. Spaccano il tetto dove stanno le casse. Ti conviene chiuderlo? Bravo. Comunque qua di risorse ce ne stanno sufficienti per far durare, per farci durare ancora molto a lungo. Tenete presente che questa, chiamiamola miniera, non è neanche la diciottesima che abbiamo fino adesso creato, per cui abbiamo tutto il materiale che ci occorre per far durare molto a lungo la nostra vita in questo posto. Come vedete abbiamo oro, diamanti, ne abbiamo talmente tanti che ci basterebbe per una vita. Anche se sinceramente in questo gioco c'è una sola vita. Comunque, bando a queste stronzate filosofiche, è arrivato finalmente il momento di raccogliere questi 4 blocchi di diamanti. Volevamo tenerceli conservati per quando avremo un piccone con un tocco di velluto, perché se prendi il blocco intero di diamante con un piccone e tocco di velluto, fortuna 1, 2 o 3, ogni blocco di diamante te ne dà dai 1 ai 3. Ma visto che ne abbiamo molti di miniere in cui possiamo prendere diamanti, stiamo facendo un passo adesso. Sì, e quando avremo la possibilità di incantare un piccone con quel determinato incantesimo, faremo una prova.
Per il momento ci stiamo solamente godendo questa vacanza sotterranea in cerca di risorse. La cosa principale è che dopo questa situazione pensiamo proprio di completare un paio di armature in diamante, incantarle e utilizzarle per cazzeggiare con i cani scheletri, creepers, zombie vari e procurarci altre frecce, polvere da sparo e il cervello di zombie che i nostri cagnolini hanno sempre appetito. E soprattutto li vogliamo far riprodurre il più possibile, perché abbiamo ancora molti nomi di youtuber importanti che vorremmo far partecipare al nostro gameplay, anche se sotto forma di animali. Sia chiaro, ogni riferimento tra accomunare uno youtuber a un animale è puramente casuale. Sì, questa credo che mi sia uscita veramente una chiavica. Comunque, penso che abbiamo rotto abbastanza i coglioni con la miniera. Che ne dici di passare all'allenamento? Come vedete, abbiamo riempito di legno di betulla tutto il tempio dove sta portale dell'End. Abbiamo consegnato qui tutto il materiale che fino adesso abbiamo trovato e come vedete l'abbiamo trovato molto. Abbiamo anche già utilizzato per assemblare spade, armature eccetera. Ci sono anche alcune delle spade incantate che abbiamo utilizzato per schiena e cose incantesime e come vedete qui ci troviamo dove era il tempio e infatti abbiamo scoperto che scavando a fondo siamo entrati in una caverna che sta nascosta dentro al tempio, dove ci sono dei creepy di merda che ogni tanto spolano e rompono i coglioni e non mi sembra il caso di stare troppo vicino a questo. Levati! Meno male che non ha fatto danno. Comunque è una zona pericolosa questa, quindi bisogna essere più cauti quando ti muovi. Allora, abbiamo costruito questo perché grazie a tutto questo mare di ghiaia abbiamo fatto un sacco di frecce, perché prima o poi l'arco con l'infinito verrà distrutto, per cui dobbiamo avere scorte di frecce. Ora vi facciamo vedere come è facile livellare in questo posto. Apriamo la porta, facciamo entrare i silverfish che sono spawnati e ogni tanto sentite dei rumori come delle esplosioni che sono i blocchi di pietra indicati dai silverfish, escono fuori sotto il pavimento. Abbiamo dovuto mettere la terra perché qua sono esplosi tutti i blocchi. Naturalmente questi sono mezzi blocchi e i silverfish non li possono utilizzare per nascondersi, per cui è l'unico modo. Ma visto che non ha rottura di paura di costruire tutti questi mezzi blocchi, abbiamo molto foderato tutte le pareti con legno, poi abbiamo messo i mezzi blocchi, utilizzando quelli là del tempio naturalmente, perché creare mezzi blocchi con la pietra sarebbe stato troppo fastidioso. Quando sono finiti i blocchi di pietra del tempio, abbiamo utilizzato la terra. Prima però abbiamo sistemato il legno intorno così i silverfish non possono nascondersi nelle pareti e quindi evitare che ci piovano addosso come delle mosche sulla merda. Comunque, in questo periodo abbiamo passato molto tempo qua, infatti vedete chiaramente che abbiamo raccolto un sacco di legni e siamo già a 107. Pensiamo di raggiungere perlomeno i 150-160. Ci vorrà tempo, però abbiamo pazienza, abbiamo un letto, possiamo tranquillamente dormire, ricominciare e così via. E la cosa può essere fastidiosa all'inizio, perché questi stronzi ti vengono sempre in mezzo ai piedi. Non ci fanno grosso danno, però sono fastidiosi, un po' come quando d'estate ci sono le zanzare
che ti vengono intorno e ti fa incazzare la cosa. Prima qui abbiamo dovuto mettere legno da tutte le parti, anche qua, perché qua praticamente ne uscivano arrestati, uscivano davanti, di dietro, cioè qua dove sta legno erano tutti posti dove si restituivano e ci attaccavano in tutte le direzioni e diventava un po' fastidioso, perché se ci mettono in tanti a venirti addosso del danno te lo fanno, invece quando te ne arrivano 15 o 16, e vi assicuro che invece ne sono arrivati anche 20, perché questo spawn che per il momento non abbiamo intenzione ancora di rompere, almeno finché ci può essere utile, ci ha praticamente inondato di silverfish. Abbiamo deciso di mettere una scaletta qua, ma ci siamo accorti che i silverfish hanno l'abilità di salire sulla scaletta mentre rompe il coso. E se non ci vedete adesso non c'è. Adesso ci vorrà il tempo di creare un paio di scalette, giusto perché possiate verificare con i vostri occhi che quello che dico è la verità. Adesso posizioneremo le scalette vicino al blocco di legno e vi facciamo vedere che questi stronzi da mare, se ci sta una scala, ci saranno sopra e rompono in quel modo. Guarda, mi sa che devi entrare a forza e poi dopo con calma ti ammazzi. Così abbiamo il tempo necessario per poter salire. Ecco, vedete? Noi siamo saliti e questi si seguono. Vedete? Salgono le scale. Quindi non la possiamo usare, anche se vorrei. La cosa interessante è che anche la mezza scala non riesco a utilizzare per saltare la terra. Quindi purtroppo le scale non si possono utilizzare. Abbiamo costruito questo riparo con le scale per poterci salire sopra quando anche lì c'è stata una saltata. Io mi chiedo da quanto è qua un mob sa salire le scale. Nessuno ci riescono quelli là umani, ci riescono questi qua. Qui si preferisce veramente una saltata. Va bene. Noi rimarremo qui ancora un bel po', quindi se vi volete divertire a guardare gli ultimi minuti che rimangono nella, prego, accomodatevi. Non credo che per la vostra intenzione di tagliare, perché si sta divertendo come un matto a livello massimo. Per cui o interrompete voi o me la vedete tutto. Quindi approfitto di questo tempo che ho per parlare per dare tre consigli. Primo consiglio, se vi piace questo gameplay, mettete il pollice in su, commentate, aiutateci a darci qualche consiglio per migliorare la serie, per fare qualcosa che volete che noi facciamo che non avete mai fatto voi. Dateci consigli per migliorarci. Poi se vi interessa iscrivetevi al canale così vedete automaticamente aggiornati ogni volta che pubblicheremo un nuovo gameplay. Ah, un'altra cosa importante, pure io sto facendo dei gameplay con scommesse ogni secondo. Mio fratello mi ha chiesto di fare dei gameplay in Minecraft perché dice che perché ci sta uno che ha commentato e dice che secondo lui io non dovrei iniziare, non so gioco perché non lo provo. Lo sto provando, non sto facendo cose eccessivamente difficili, anzi mi riesce molto facile, primo perché ho visto tutti i gameplay di mio fratello, quindi so già come muove in alcune mode. E il resto vedo di sperimentare qualcosa di interessante anch'io. Quindi se volete vedervi anche i miei video, se vi piacciono, li mettete il pollice in su, commentate, datemi consigli perché io sono molto vergine in questo gioco
tenere presente che non giocavo a Minecraft da quando era la versione 1.6.2.